Mr. Marty! Cominciamo questa puntata toccandola piano. Ok, gente di merda, Zen Circus. Ok ragazzi, di cosa parliamo oggi? Rapidamente due cose e mezza. Vabbè, Mr. Marty, vi saluto a tutta la redazione. Allora, non parleremo di, ancora è prematuro parlarne, dei brogli elettorali evidenti. Lo capisce anche un lombrico in America. Scusate, c'è tutto questo fumo perché la ragazza che mi ospita ha deciso di dar fuoco a una quantità di incensi e di cose, per cui c'è della nebbia tra me e voi. Ma c'è sempre tanto amore e tanta empatia e quindi ci capiremo lo stesso. Allora, quindi Biden, Trump, chiaramente, allora, ci sono una situazione al limite del grottesco in America, ma comunque queste cose verranno fuori. Ci sono questi voti per posta, cioè delle cose veramente imbarazzanti. Tra l'altro mi stupisco che tantissime persone non capiscono che i Dem, detti anche Dem merda, i Dem merda sono il problema e quindi pensano che Trump sia cattivo. È incredibile che sia cattivo, che sia l'orco cattivo, solo per che cioè, effettivamente non è proprio, cioè, ma l'altro, ma Biden, che è rincoglionito, che secondo me lo mettono a letto, lo alzano, io non lo so, vabbè, chiaramente è stato tutto truccato e... Però vedremo, comunque Trump ricorrerà alla Corte Suprema, ci sono un sacco di situazioni. Va bene, oggi vi parliamo di un grande, di De Lugaz. De Lugaz, vi parliamo di De Lugaz, no? Perché De Lugaz, il 70% dei voti in campagna, De Lugaz disse, no, è da prendere sul serio lui sempre, eh? Oggi siamo chiamati oggi, non domani, oggi, a prendere decisioni forti e definitive. Forti, definitive, efficaci. Vabbè, va avanti. Per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante. Pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell'epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un'ora di tempo da perdere. Un'ora. E perfino l'ordinanza... Vabbè, ci hai rotto il cazzo, mamma mia che lento che sei a parlare. Ma di che cazzo stai parlando? Tutta Italia. Io comunicherò al governo, sì, non solo la mia richiesta, che sei analfabeta, su tutta Italia. Tutta Italia lockdown, sì, è pericolosissimo, stiamo andando nella merda, c'hai ragione tu, sei un grande. Per questo io ritengo che non ci sia più un'ora di tempo da perdere. Ancora un'altra volta. E perfino l'ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio con i quali dobbiamo fare i conti. Campagna disastro, ragazzi. Io credo che dobbiamo decidere oggi. Oggi, non domani. Non domani, non fra una settimana. Non fra una settimana. Perché davvero non abbiamo più davanti tempo da perdere. Ma dici sempre le stesse cose, porca troia, ma come cazzo stai? Io comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. Di tutto. Avevamo emarginato, ripeto, con l'ordinanza che entra in vigore oggi, una misura parziale. Va. Non è un sacrificio impossibile da fare. Non è un sacrificio impossibile
rispettare l'uso della mascherina quando si parla a 50 centimetri di distanza. Come diavolo dobbiamo spiegarlo questo dato elementare? Continuo a trovare decine di ragazze e ragazzi che hanno la mascherina sul collo e si mettono a parlare a mezzo metro di distanza. Ma come si può essere così irresponsabili? Ho già detto e vi ripeto, basterebbe solo indossare sempre la mascherina. Ma cosa stai dicendo? Che l'OMS ha detto 100 volte che non serve un cazzo, ti prego, basta, te lo cazzo, scassa tu cazzo, te lo cazzo, scassa tu cazzo, te lo cazzo, non ne posso più. Questa immensa idiozia, questa immensa stupida americanata. Ma è scettica, ma è scettica. Ma se mi dessero un euro per ogni stronzata che dici, io andrei in giro con lo shuttle. Infatti in Campania, ragazzi, 174 terapie intensive occupate su 625. Ma dei numeri così, cioè De Lugazzo ha cagato tra Lugazzo per niente, assolutamente niente. E infatti a questo punto la figura di merda è servita su un piatto d'argento. Però appunto siamo vicini a questo anziano signore, perché secondo me tenterà il suicidio, ma perché appunto non ha più altri motivi di esistere. Allora, questo è un flash che vi leggo da Il Messaggero, pagina della salute. Ringrazio Fabione che ci segue. Allora, Covid, vabbè, vi faccio vedere il titolo, ve lo cercate, tanto tanti mi dicono non si vede un cazzo con le mostre con cui, lo so, però almeno vedete un attimo che non mi sto proprio inventando, che non sto parlando, che non c'è un puffo, c'è comunque una. Allora, Covid, l'immunologa Viola, che è la mia futura fidanzata. Il coprifuoco non ha una ragione scientifica, ma cambiano il nostro modo di vivere. A parte virgolette, il coprifuoco non ha ragione scientifica, ma serve a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce, che il superfluo va tagliato, che la nostra vita dovrà limitarsi all'essenziale: lavoro, scuola, relazioni affettive strette. Allora, questa qua c'è. Oggi l'unica cosa che mi sento di fare è lanciare un appello ai cittadini: diamo un senso a questi sacrifici. Ma cosa? Ma questo è una riprogrammazione della società. Il coprifuoco non ha ragione scientifica, ma serve a ricordarci che dobbiamo fare delle riunioni. Ma che cazzo mi ricordi? Che superfluo va tagliato, che la nostra vita dovrà diventarsi l'essenziale: lavoro, scuola, relazioni. Ma di che cazzo state parlando, per un'influenza di merda? Vabbè, adesso mi sto cominciando a rompere i coglioni. Allora, andiamo su questa cosa che mi è stata fatta notare da una ragazza. Allora, andate su Facebook. Comunque è l'ASL di Taranto. Vedete, ASL di Taranto. Si legge, dai, ASL de Taranto, ok. Direttore centrale operativo provinciale di sistema 118, dottor Mario Josué Balzanelli. Direttore sanitario, dottor Vito Gregorio Colacicco. Cazzo, cognome a me. Direttore amministrativo, dottor Andrea Chiari. Gentili colleghi. Si richiamano tutti i dipendenti ad evitare qualsiasi azione comunicativa relativa a tutto ciò che riguarda l'emergenza sanitaria in corso, a meno che non sia stata concordata con responsabile della struttura di comunicazione e informazione istituzionale e con il direttore generale. E non è finita. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 54,3 del la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da ciascuna pubblica amministrazione è fonte di responsabilità disciplinare, e che violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55,1, licenziamento disciplinare. Cosa vuol dire sta roba? Praticamente stanno dicendo che il personale sanitario non può assolutamente rilasciare nessun tipo di intervista, non può praticamente fare né dire una bega di un cazzo di niente,
Perché se no, molto semplicemente, può venire silurato, fire, licenziato. Questa è, questo, questa, questo, no, questa è una pazza, adesso ve la mostro. Allora, questo è un documento ufficiale, quindi non sta parlando, sì, no, ma perché chi te l'ha detto, ma perché allora i medici non parlano? Ci credo che non parlano, porca troia. Josué cagazzi mazzi gli ha detto, oh, se parli del siluro è ovvio che non parlo, cioè regà, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia, ma siamo oltre la follia, non so. E adesso per chiudiamo questa puntata flash in cui abbiamo mi raccomando ragazzi, state vicino a De Lugazzo, mandateli i messaggi. De Lugazzo secondo me non so se supererà questa crisi, che secondo me non gliel'hanno ancora detto che hanno messo la campagna in zona gialla. Non lo so, stiamo vicino a quest'uomo. Poi cercate su Facebook questi direttori della ASL di Taranto per fargli complimenti comunque per la loro condotta professionale ed etica ineccepibile. E poi vi faccio vedere questo colpo di genio, perché poi dicono, vabbè, sono gli animalisti, no? Gli animalisti, l'uomo, gli animali sono meglio dell'uomo. Invece adesso vi do la dimostrazione che ci sono degli esseri umani che sono veramente geniali. Guardate cosa si sono inventati, è pazzesco. Ha a che fare comunque con il sacro e con lo spirito. Siamo nella chiesa di San Lorenzo a Viandronno. Oggi con noi è presente anche Don Luigino Aldeghieri, che Don come Luigino. Al solito si trova al suo organo. E io intanto ne approfitto per presentare. Si trova al suo organo, è una cosa che detto così, vabbè. Digitale. Prima di iniziare ci tengo subito a precisare che nessuno ha intenzione di sostituire il millenario rito dell'acqua santa con un'apparecchiatura digitale, ma intanto che ci sarà il Covid e la pandemia sarà presente, questa sarà un'ottima soluzione per mantenere viva questa importantissima tradizione religiosa. Digitale, ma che cazzo vuol dire? Ma santo cielo! Perdonali, non so, no, non perdonarli, castigali tutti, non sanno quello che fanno, infatti castigali. Cioè, allora, no, avete presente, no, l'acqua santiera, entri, l'acqua, la tartassi, la croce. Adesso no, non si può fare, perché comunque, cioè, sta mai. Io c'ho il Covid, entro, metto la mani nell'acqua e poi arriva Francesca S.P.A. il Covid. Non si può fare. Quindi, questa bionda bionica che non so da Blade Runner, è uscita la signora di Blade Runner, vi ha spiegato che c'è questa acqua santiera. Ragazzi, io me ne vado. Va. Vi lascio il più grande corruttore. Scusami che rido, so che era una delle cose a cui eri più affezionato, ti stanno togliendo anche quello, cioè, ti prego fai qualcosa, perché noi qua non ce la facciamo più, cioè tu metti le mani davanti all'acqua santiera che si illumina, e adesso sì che puoi farti insieme alla croce. Ragazzi, mandiamoli tutti a fanculo, disubbidiamo e mandiamoli tutti a fare in culo. Vi voglio bene, ciao belli.